stand Sony al Tokyo Game Show 2014. Abbiamo giocato una demo di Helldivers, nuova produzione dei ragazzi svedesi di Arrowhead, che potreste conoscere se avete giocato a Magica, titolo rivelazione di qualche anno fa. Questo nuovo prodotto è in arrivo su PlayStation 4, ma l'idea di base è la stessa del gioco precedente sostanzialmente. Qui ci troviamo quindi di fronte ad una sorta di Magica in versione sci-fi. L'ambientazione è quindi spaziale, ma poi le dinamiche di gioco sono molto molto simili a quello che può essere considerato il predecessore spirituale. Helldivers è quindi un titolo esplicitamente dedicato alla cooperativa online e locale per 4 giocatori. I membri del party impersonano altrettanti soldati che vengono lanciati sulla superficie di un pianeta colmo di forze ostili e devono farsi strada per compiere, diciamo, una serie di obiettivi che dinamicamente nel corso della missione vengono assegnati alla squadriglia. Complessivamente si tratta di un top-down shooter, uno scrolling shooter alla maniera di quelli che andavano moltissimo nei tardi anni 80. Bisogna però essere molto coordinati, perché è attivato un friendly fire che quindi elimina, diciamo, la possibilità di avanzare a testa bassa. Oltre a stare attenti anche al munizionamento, infatti c'è la necessità di ricaricare senza trovarsi poi in diciamo condizione di svantaggio con il caricatore vuoto, è possibile attivare quelli che nel titolo vengono chiamati stratagemmi. Si tratta di una serie di aiuti che possono essere chiamati sul campo di battaglia. Si va da un robot che può essere diciamo comandato direttamente dal giocatore, fino a una serie di mine, torrette automatiche e ovviamente power up e bonus per il proprio personaggio, ma anche per tutta la squadra. Il titolo è complessivamente molto semplice, diciamo, ma anche abbastanza assuefacente. L'attenta direzione che punta, diciamo, verso l'esibizione della componente cooperativa ha saputo convincerci nei pochi minuti che abbiamo avuto a disposizione qui a Tokyo. Non vediamo quindi l'ora di poterlo provare in versione definitiva, anche per assaggiare quale sarà la mole di contenuti offerta da Helldivers.